al Salento, Finibus Uterre, anche Mingo, che viene premiato per essere stato al di là della macchina da presa. Che effetto? Effetto stranissimo essere premiato, insomma, devo dire, sì, la mia prima esperienza come regista, tra virgolette, perdonatemi, sono stato aiutato da Michele Bia, lo voglio dire, però sentivo molto l'argomento, quindi era poi un'idea che è partita veramente un anno fa, è una storia che è venuta, possiamo dire, quasi spontanea, perché l'argomento è molto particolare, è quello della, diciamo, sicurezza stradale, diciamo, gli incidenti del weekend dei ragazzi, e quindi avevo questa idea da tantissimo tempo di raccontare, di lanciare un messaggio, però non, sapete, i soliti messaggi moralistici o dove si parla troppo dell'argomento, o meglio degli incidenti, no, qui sono 9 minuti di film, con il mio taglio, cioè quello dell'ironia, della commedia, dove non si parla assolutamente dell'argomento, e voi vi chiederete, vabbè, quindi bisogna guardare questo corto che si chiama L'anniversario, con un finale assolutamente forte che poi spiega il tutto. Diciamo che è un po' un parlare della vita più che della morte, per quanto può essere il quotidiano banale, scontato, noioso, perché così è la vita, no? È un po' così. Vale la pena di essere vissuta, insomma. Con me ci sono, devo ricordarlo, Serena Garitta, simpaticissima e bravissima, un piccolo cameo del mio amico di Striscia Moreno Morello, Daniela Mazzacane e la piccola Annabella Putri. Beh, insomma, sceneggiatura di Michele Bia, la fotografia di Roberta Allegrini, insomma, sembra che funzioni, soprattutto con i ragazzi, perché poi qualche proiezione nelle scuole io l'ho fatta, l'ho sperimentata, e ho visto che bene o male con loro si riesce ad avere un dialogo, un dibattito, si riesce a impostarlo, insomma, che già è tanto. Senti Mingo, tutti quelli che passano davanti a questa telecamera ci dicono che il cortometraggio è, come dire, la palestra per il lungometraggio, quindi è il trampolino di lancio, insomma, il tuo prossimo lungometraggio? Il prossimo, no, devo ancora. Beh, però devo dire che questo corto mi ha un po' aperto, cioè mi sono arrivate un po' di offerte, pazzesco, incredibile, sto leggendo dei copioni interessanti, però io inseguo sempre il taglio, cioè a me piacerebbe raccontare delle cose con la leggerezza con il quale ho fatto questo corto, però raccontando delle cose di grande spessore, perché secondo me la leggerezza arriva prima, cioè non è detto che bisogna fare delle cose. No, si possono raccontare dei concetti importanti con una leggerezza straordinaria. Secondo me arrivano prima. Tornando al Mingo televisivo, essere il decano, mi sembra, è vero, degli inviati di Striscia Notizie. Ormai sei il più anziano. Oh, no. Sono in forma, ragazzi, sì. Guardate, oh, sì, nel senso che sono... Però che effetto ti fa questo? Anni. Oh, bellissimo, perché io Striscia, è come dire, sono le vitamine quotidiane, mi diverto tantissimo a farlo, spero di continuare a farlo per tanto tempo, perché ormai c'è un allenamento pazzesco, e poi è bellissimo andare a scovare tutte quelle cose che altrimenti rimarrebbero nascoste in Italia, e poi è un bel allenamento, insomma, quindi la stagione ricomincia a fine settembre, e poi la primavera, chissà, il cinema, Beh, noi te lo auguriamo. Grazie. Alla prossima. Arrivederci. A voi.